Torniamo a parlare dei mondiali, mancano ormai poche ore all'esordio degli azzurri. Il nostro inviato Matteo Parlato è andato a curiosare in giro per la capitale in attesa di questo evento sportivo. Sì, buongiorno, siamo in un bar, in un pub per la precisione, a poca distanza da Santa Maria Maggiore. Vedete questo cartello? We show all games of FIFA World Cup. Qui verranno mostrate tutte le partite dei mondiali. In questo momento, non so se riuscite a vedere, stanno mostrando nella televisione delle partite di rugby, ma qui c'è un avventore. Una domanda, intanto lei da dove viene? Io sono residente a Roma, francese, di origine. E ora sta seguendo il rugby? Le partite amichevoli effettivamente di test match che si svolgono diciamo a giugno e poi a novembre. Stasera c'è la partita Italia-Inghilterra, lei la seguirà? Ci proverò, a casa almeno, per gli orari un po' scomodi diciamo. Senta, lei è francese, ma fra Italia e Inghilterra per chi tifa? Tifare è un po' difficile, effettivamente io pretendo che sia un calcio pieno, che vinca il migliore soprattutto. Va bene, allora buona partita questa sera. Grazie mille. Well, continuiamo. I beg your pardon, may I have two questions for the Italian television? Okay. Now you're watching the rugby? Yep. Yeah, and tonight you will see, quindi lei sta guardando il rugby, tonight you will see the match between... The match, yes, yeah. I will be watching it, yes. Yeah. And you are a fan of England or fan of Italy? England. Okay, so have a nice night, nice evening. Thanks. Il signore British? English. Okay, sì, il signore è un inglese e stasera guarderà la partita e chiaramente tiferà per il suo paese. E se non avete altre domande, da Santa Maria Maggiore, vi restituisco la linea. E a Roma c'è grande attesa per Italia-Inghilterra, non solo tra i tifosi italiani ma anche tra i tanti britannici che si trovano sulla penisola. Allora sentiamo alcune reazioni tra i turisti con il nostro Matteo Parlato che si trova in giro per le vie della capitale. Sì, siamo a Piazza Madonna di Loreto, praticamente a Piazza Venezia, come potete vedere dall'Altare della Patria che si trova qui a pochi metri da noi. Qui verrà montato il maxi schermo per vedere la partita Italia-Inghilterra. Noi abbiamo incontrato alcuni turisti inglesi e abbiamo chiesto a loro come vivono l'attesa di questo primo incontro mondiale. Sentiamo le loro voci e poi linea alla regia. I'm from England. Lei è dall'Inghilterra. Why you dress the Italian t-shirt? Perché porta la maglietta italiana? I also have family in Italy. Lei è anche parte della famiglia in Italia. Where in Italy? They live in a town called Bracciano. Ah, in Bracciano, nella città di Bracciano. Tonight will you see the match? Yes, I will be watching the match with my family. Where are you from? I'm from a town called Chorley in England. So, in England. And tonight you will see the match? Hopefully, yes. Somewhere in Rome. Oh, questa sera vedrai il match da qualche parte di Roma. And outside or inside? Fuori o dentro? Well, wherever. Hopefully outside. Preferibilmente fuori. You got a very nice shirt, bella maglietta. Brazilian, and which are your expectations for this World Championship in Brazil? What do you expect? Who will win? England, yeah. L'Inghilterra vincerà i mondiali. Absolutely. Where are you from? England. England where? East Anglia, England. East Anglia, okay. Tonight you will see the match. Questa notte vedrai la partita? Yes, sure, yeah. Ooh. Please come in. And you, of course, you're a fan of England? Yes, definitely, yeah. Okay. Yeah. Quindi lei tifa in Inghilterra. As far as you're concerned, who will win the such a championship? Well, in general, completely, I think Argentina are going to win it overall tonight. I think definitely England. Ok, allora le sue previsioni è che stasera vincerà l'Inghilterra, ma i mondiali saranno nell'Argentina. E vediamo come viene vissuta questa attesa a Roma, non solo dai tifosi italiani ma anche dai tanti inglesi sulla nostra penisola. Sentiamo alcune reazioni tra i turisti con Matteo Parlato. Sì, siamo qui a Roma in un pub molto frequentato dagli inglesi. Ora la situazione è calma, ma stasera vi aspetta una giornata di duro lavoro. Sì, speriamo che viene tanta gente stasera. Ma voi mostrerete la partita agli italiani e agli inglesi insieme, mischiati? Sì, facciamo tutto mischiato. E non ci sono mai stati problemi? Per il momento no. Cioè, io prima volta lavoro in una partita così importante, quindi... Però, non credo. Avete dei clienti inglesi qui? Sì, c'è il tavolo di signori che penso che sono... Ok. I beg your pardon. May I ask one question about the match tonight? Certainly. Ok. So, you're English? Yeah, I'm from England, from London. Ok, sono da Londra inglese. So, which are your expectations for tonight? The score. Cosa,
Yes. Cosa vi aspettate per stanotte? It's going to be a very tight game. I think it's going to be only one goal between the pair of them. One each? No, one goal, 1-0, one or 2-1. Okay. There's going to be one goal separating the two teams. Ok, loro si aspettano che ci sarà un solo gol da uno o da uno dall'altra squadra, 1-0, 0-1. And at the end of the competition, who will win? Alla fine del mondiale, chi vincerà? Well, I would say that Brazil would got to be the odds-on favourites to win the competition. But having said that, it's been proven in the past that any side can win it. Ok, ha detto che è probabile che vincerà il Brasile, ma chiaramente, insomma, bisogna aspettare la fine del gioco perché qualsiasi squadra può vincere. I Leoni d'Inghilterra. So tonight you will see the match? We will. Where? We're not sure yet. We're still looking for a good place. We've heard the Colosseum. Is it doing a big screen? No. Allora, loro lo vedranno fuori, stanno cercando un posto. I told you it's near Piazza Venezia. There is a big screen on the street. Right. Okay, you will be there. Okay. We will be there. Okay. We will get some England hats as well. Yes, because now you got metteranno un cappello inglese. Adesso vedete hanno il cappello con il tricolore. E, well, the big question: who will win this match? Chi vincerà il match? 2-1 England. Okay, 2-1 per l'Inghilterra. E the biggest question, la domanda più grande: who will win the competition? Holland, Argentina, not Brazil. No Brazil, no England, non Italy. No. Okay. Secondo loro vincerà nei mondiali o l'Olanda o l'Argentina, non l'Inghilterra, non l'Italia e neanche il Brasile. Vedremo dunque.